temeva il desiderio dell'amore, temeva di essere sopraffatto dall'amore. La stagione dell'amore viene e va. Il timore, ma allo stesso tempo la speranza, che l'amore possa vincere su tutto. Cantautore, musicista, intellettuale, poeta, filosofo, difficile dire cosa non sia stato Franco Battiato. Persino l'apparente non senso di alcuni dei suoi testi nasconde una vena ironica e giocosa. La sua personalità era austera, ma di un'accoglienza, di un sorriso. Per esempio, tutti gli amici, tutti, dicono che amava dire le barzellette. Enrico Impalasi è appassionato alla sua figura al punto da rendere il cantautore siciliano protagonista della sua ricerca finita Nero su Bianco, non una classica biografia, ma un libro emozione sulla spiritualità di Battiato. La stagione dell'amore, quando l'umano si tinge di trascendenza. Non si può dire era cristiano, era islamico, sufi. Franco Battiato è e rimane Franco Battiato. Eppure nell'89 accettò di cantare al cospetto del Papa. In un primo momento ha fatto un po' il supponente anche con i suoi amici, dicendo è un capo di Stato come tutti gli altri, quindi che problema c'è, posso andare a fare un concerto. Poi in effetti durante il concerto si è emozionato profondamente e ha avuto un incontro di sguardi e di amicizia con Giovanni Paolo II. In alcune canzoni Battiato non si riconosceva troppo, altre però diceva fossero frutto di un'ispirazione che veniva dall'alto. È il caso di Tutto obbedisce all'amore o della celeberrima La cura. Ti proteggerò dalle paure e delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Una ricerca costante della verità che lo ha spinto a conoscere le lingue, compreso l'arabo, che lo ha spinto ad Oriente per comprendere soprattutto l'aldilà. In questo percorso lo ha accompagnato, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, padre Guidalberto Bormolini. Il padre Bormolini è esperto, diciamo così, di accompagnamento alla morte. Quindi Battiato aveva questo amico dell'anima con cui si confidava. Anche per cose molto semplici, per esempio una corona del rosario o la riscoperta dei tesori preziosi anche della religione cattolica. Io sì che avrò cura di te.